libro si basa sui suoi ricordi personali, su un'accurata ricerca di documenti ufficiali sulla carriera e sulle molte attività di Francesco Antonini, su scritti ottenuti da alcuni amici, allievi e collaboratori e su interviste fatte a molte persone che hanno interagito con Francesco e la cui vita è stata da lui influenzata. Prima di passare in geriatria, guardando il TG delle 20, dettero la notizia che un'infermiera viennese aveva ucciso in una struttura per vecchi 6 anziani. Intervistarono il professor Antonini e io rimasi folgorato dalla sua risposta, che era in sintesi questa: accanto ovviamente alla condanna di questo atto, disse, io però penso che bisogna fare un esame di coscienza e credo che questa infermiera sia arrivata a questo atto perché aveva dentro il veleno del maligno, ma insieme probabilmente ha capito come queste persone anziane sofferenti e che ogni giorno sperimentavano l'assenza della famiglia e della società e quindi ha visto l'inutilità di una battaglia giornaliera per far sopravvivere delle persone che sono abbandonate e negate dalla società. Ecco, io questa fu una fulgurazione per me perché vidi un approccio che era del tutto inconsueto. Io ero alla scuola di Bossa Cardarelli a Napoli e ho scritto da qualche parte. Venni 10 giorni dopo il matrimonio insieme a mia moglie a Firenze nel 69. La clinica medica di Napoli, quando il professore Bossa scendeva, non solo stato interno ma studente, quando scendeva in ascensore nessuno poteva salire in ascensore. Arrivai da Antonini con mia moglie, mandato dal professor Cicala, che pure aveva avuto la geriatria a Napoli, una delle prime, lo stesso, e che voleva sapere quello che si dovesse fare, mi mandò a imparare la riabilitazione da Antonini, mi mandò prima che mi specializzassi. Antonini ci ricevette a Ponte Nuovo, nella sua direzione ci fece firmare il registro degli ospiti, prese la bicicletta e ci accompagnò a mangiare fino alla mensa universitaria insieme. L'idea di andare a Firenze, come poi ho scritto che era comandato da Atene, era proprio perché io non andavo tanto a bottega, ma proprio andavo a cercare un confronto e a capire dal punto di vista dei principi, dei metodi, eccetera, se quello che Antonini scriveva poi effettivamente era una cosa reale, si poteva fare. Io devo dire che la forza più grossa del professore, che io ho visto e ho percepito quasi da subito, non era tanto solo nella sua ideazione, ma era perché in queste cose credeva e le metteva in pratica. Gli oggi che hanno lavorato in questo senso, che hanno avuto un fuoco dentro, perché la passione è stata una nel parlare con queste persone, la passione è stato un tratto fondamentale. Fare cose nuove, farle insieme, fare avendo libertà di agire, apriva un campo infinito. E chi ha voluto è andato avanti, ne ha approfittato in un certo senso e ha fatto cose grandi e le mantiene ancora. E grazie a tutti.